Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi andremo a sostituire olio e filtro al Monster. Abbiamo raggiunto quasi 4000 km dopo il Desmo Service, quindi dopo il tagliando. Quindi oggi andiamo a fare il tagliando al Monster. Allora, io già, come potete vedere, sto facendo scolare l'olio. Semplicissimo, perché basta svitare queste due viti qua, questa piccolina e poi volendoci anche questa qua un po' più grande, però per far scolare l'olio a questa piccola al centro. Poi abbiamo quest'altra vite qui, questa grigia, in cui c'è un filtrino per l'olio, ma dato che già l'ho pulito la volta scorsa, questa volta non lo smonto. Di solito lo faccio ogni due cambi olio, lo faccio. E poi qui abbiamo il filtro dell'olio che già ho iniziato a svitare e adesso continuo a farlo a mano. Eccolo qua. Poi, una volta fatto tutto, da qui abbiamo il tappo dell'olio. Ho già pronto l'olio ufficiale Ducati, che è questo Shell Advance 15W50. Mi raccomando, Pur Plus Technology, che è proprio quello ufficiale che utilizzano i Ducati. E niente, adesso aspettiamo qualche minutino che goccia per bene, vado a smontare il filtro dell'olio e poi purtroppo questa volta devo metterci questo qua, il Champion. Di solito io uso o quello ufficiale Ducati o l'HF o il KN. Comunque stanno sempre intorno ai 10 euro. Niente, adesso smontiamo il filtro dell'olio e poi rimontiamo su tutto, puliamo bene sotto dove ci sono residui d'olio, tappiamo tutto e riempiamo da qua. Adesso cascolato per bene, abbiamo rimesso sia il tappo dell'olio che quest'altro tappo qua, sono serrati, e adesso andiamo a mettere l'olio dentro il filtro, così già è pieno, io lo metto sempre, e poi lo andiamo ad avvitare nel suo alloggiamento. Dopodiché svitiamo il tappo e riempiamo, circa 3 litri e mezzo ci vanno. Ok ragazzi, mi raccomando, la cosa importante è mettere sempre un goccio d'olio sopra la guarnizione del filtro, sempre, e non stringerlo a morte, c'è scritto quanto va stretto. Di solito ci sono i tuoi numeri, in teoria va messo a 1/4, quindi arrivate fino a 4, 3, 4, insomma, dei numeri. Comunque di solito io lo stringo a mano quando sento che arriva battuta, da una piccola stretta con la chiave per i filtri. Adesso ragazzi non ci resta che riempire d'olio. Eccoci qua ragazzi, che stiamo inserendo l'olio nuovo. Già 2 litri li abbiamo messi. Da qui piano piano e mettiamo l'olio, più o meno ce ne vanno 3,5 litri, quindi io di solito ne metto, arrivo più o meno poco sotto all'indicatore di massimo, che poi comunque l'olio andrà in circolo per bene, insomma, quindi un pochino poi sicuramente si abbasserà il livello, quindi poi lo andate a rabboccare. Le cose praticamente a cui bisogna stare attenti ragazzi è il filtro dell'olio, perché è la parte veramente più delicata, perché se lo stringete troppo poi rischiate di fare la fine di Noisy, non so se avete visto un suo video in cui per togliere il filtro dell'olio praticamente l'ha disintegrato. E poi andrebbe fatto anche il cambio del filtro aria, ma io ho lo sprint filter che è stato già pulito
per il Desmo Service. Adesso la moto, io l'ho fatto il Desmo Service, l'ho fatta a 29.700, tipo 29.800, poco prima dei 30.000 comunque. E adesso la moto ha fatto, non è ancora arrivata a 4.000 km, è a 3.500, però ho detto approfitto, già che oggi, visto che è un po' nuvoloso, quindi non mi sono fidato a prendere la moto, ho detto approfitto e gli faccio il tagliante, tanto meglio prima che dopo, sempre. Quindi niente ragazzi, adesso finisco di mettere quest'altro litro e mezzo d'olio e poi praticamente basta mettere il tappo, si chiude, si accende la moto e è fatto. A zero il trip A, perché io ce l'ho segnato sul trip A il chilometraggio per il cambio olio e filtri, insomma, mentre con il trip B mi tengo la distanza per la benzina. Niente ragazzi, ci rivediamo a lavoro finito praticamente. Poi come potete vedere io mi attrezzo anche sempre con un, questo è un pannello tipo plexiglass un po' più resistente, in modo tale da avere, diciamo, una zona pulita. E niente, quindi ci vediamo al lavoro finito ragazzi. Come potete vedere si trova esattamente a metà e adesso ne metto leggermente in più perché tanto poi comunque un peletto cala. Ragazzi, le chiavi che vi servono sono una esagonale da 5 per svitare il tappo dell'olio, quello in cui c'è proprio il magnete che cattura tutte le scheggette, diciamo i residui di metallo che si formano normalmente con l'usura. Poi la 12 sempre esagonale per svitare il tappo, questo qui, questo più grande. Poi se non erro serve la 12 anche, vediamo, no, 13 forse, forse una 13 o una 14 esagonale per questo. E poi vabbè, qua dipende che tappo avete voi. Io ad esempio ho un tappo, questo qua, della Ducati, quindi mi serve una chiave inglese. Se invece avete quello lì classico si dovrebbe togliere anche a mano. E poi vi serve ovviamente la chiave per il filtro, a seconda di che filtro avete. Niente ragazzi, adesso mettiamo l'ultimo goccio e poi ci vediamo subito con il giro del quadro e l'accensione. Eccoci qua, adesso giriamo il quadro. $33.565 come potete vedere. Io adesso azzero il trip A che mi si era già azzerato per via che avevo, il fatto che avevo staccato la batteria. Perfetto, adesso sta a zero, quindi io so che quando arrivo intorno ai 4.000 km dovrò ricambiare l'olio. Comunque ci ricordiamo che sono 33.565, quindi a 37.500 bisogna cambiare l'olio. Io lo faccio sempre un po' prima, però come vi ho detto ragazzi, per un fattore personale, perché mi piace averci la moto sempre a posto. Ok, adesso accendiamo. Perfetto, partiamo. Accesa, giusto per controllare che non ci siano perdite e vada tutto bene, e per ricontrollare anche il livello dell'olio. La moto tra l'altro era già un po' calda perché già sta, non so se vedete, a 43 gradi. Così al minimo spengiamo, aspettiamo un minuto, due minuti, vediamo dove arriva l'olio e nel caso se serve rabbocchiamo. Ragazzi, dalla campagna io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao.